Amici sportivi di Video Nola, benvenuti allo spettacolo del Trofeo Jack, sempre dal Centro Sportivo Maracanà, 14ª giornata di campionato. Benvenuti da Gian Domenico Piccolo e con me al commento tecnico Giorgio Lisio. Buonasera, buonasera a tutti gli appassionati e agli amici del Maracanà. Stasera Giando, una bella partita, la partita di cartello credo sia la partita più bella, più affascinante della giornata. Mi aspetto di vedere grandi cose. Qualcuno potrebbe provare delle vertigini perché è lo scontro d'alta quota fra due formazioni prestigiose che si sono rese protagoniste in un ottimo cammino. Stiamo parlando di Real Madrid ed Everton. Giorgio, le tue impressioni su questa gara? Sono due compagini dall'alto tasso tecnico, la rosa è composta veramente da gioielli da ambo le parti. Il Real Madrid lo conosciamo bene, la corazzata dei ragazzi di Casamarciano che ha sbagliato solamente in due occasioni con le sconfitte negli scontri più importanti contro le due capoliste, Napoli ed Atletico Madrid. Invece l'Everton d'altra parte, anche l'Everton appunto ha giocato sempre bene, ha ottenuto grandi risultati e si trova lì poco dopo i ragazzi granata. E mentre vengono evasi i protocolli di rito, andiamo a denucleare le due formazioni partendo dai padroni di casa dell'Everton, di Patron Ruggiero, che schierano fra i pali Marco Ciavoli con numero 2 proprio Patron, nonché il capitano Giovanni Ruggiero, numero 7 per Nicola Donato, numero 11 per Massimo Piscitelli e con il numero 0, il nuovo acquisto, Felice Simonetti. Passiamo al Real Madrid, i granata schierano fra i pali Carlo Barone, poi Pietro Tortora, abbiamo inoltre Michele Capaccione con il numero 9, Giovanni Napolitano 10, Domenico De Luca con il 10 bis, Raffaele Allocco con il numero 11 e Antonio Esposito numero 5, panchina mister Piscitelli. A vedere chi la spunterà, match che ci regalerà. Il mio si è scaricato. Comunque, tanto spettacolo. Fischio d'inizio, è partito questo incontro. Ricordiamo che il Real Madrid si schiera in campo con il consueto completo granata del Real Madrid del Jack, mentre invece l'Everton maglietta blu, calzoncini blu, un completo all blu per gli inglesi. Prime schermaglie di questo incontro con il Real Madrid che ha sprecato il primo possesso. Abbiamo qui l'Everton, Felice Simonetti prova subito a mettere in apprensione la difesa avversaria, guadagna un fallo alla prima azione. Felice Simonetti si rivela essere sicuramente un giocatore dall'altissimo tasso tecnico, potrebbe far male in attacco, Giorgio? Assolutamente sì Giando, credo che Felice sia uno dei giocatori più forti in questa sfida ma anche nell'intera competizione del Trofeo Jack. Aspettiamo di vedere meraviglie dal suo destro. Il suo destro si prepara a battere questo calcio piazzato, intanto lui se l'è conquistato e lui lo calcerà. Primo fallo per i granata del Real Madrid, mentre notiamo che Massimo Russo si avvicina all'area. Il tiro di Simonetti rimpallato dalla barriera foltissima, quella predisposta dal Pipele Barone per occludere lo specchio di porta al attaccante avversario. Qui Giovanni Ruggiero prova a barcamenarsi dalla fase difensiva, Simonetti scende ben oltre il limite della metà campo per recuperare la sfera, palla a Donato che prova a servire in profondità proprio Simonetti, manca l'aggancio di pochissimo la sfera. Ecco Simonetti che comunque ha rubato la palla agli avversari, partita frizzante in queste prime frazioni di gara. Il Real Madrid prova a farsi vedere pericolosamente in avanti ma l'Everton ruba subito la palla, Simonetti si va sul destro, Simonetti prova a piazzarla, non va, tiro sul palo lontano che ha provato a trafiggere il portiere Barone, non è giunto a degna conclusione per Simonetti, mentre qui riparte il Real Madrid con Capaccione che non è riuscito a tenere la sfera in campo. Riparte l'Everton da questa rimessa laterale, Ruggiero serve Donato, cerca una linea di passaggio pulita, la trova in Simonetti, fronte alla porta Simonetti, aspetta il movimento dei suoi, ancora Simonetti, palla al piede, serve Donato, di nuovo per Simonetti, si stacca in marcatura, allocca, fronteggia Simonetti, allocca, servizio per Ruggiero, Ruggiero ancora prova a lasciare sul posto il diretto marcatore, nello specifico Capacchione, ma Barone fa buona guardia e riagguanta la sfera, ancora Capacchione, palla al piede, torna dalle parti di Tortora, il passaggio lungo non è andato a buon fine, Ciavoli può raccogliere con le mani la sfera, serve Donato, c'era sul destro, prova il passaggio lungo, Ruggiero lascia scivolare in fallo laterale, si ripartirà da una rimessa dall'out di sinistra del fronte d'attacco dell'Everton. Russo
ancora Donato, cercano di non gettare mai via palla i calciatori maglia blu. Qui ottimo gesto di Ruggiero, fa buona guardia il difensore avversario e spazza più lontano che può. Un avvio di partita abbastanza, come dire, abbastanza frizzante, come giustamente hai sottolineato tu, e manca solo il gol, le squadre si stanno riscaldando. Tanto Ruggiero in proiezione offensiva, Simonetti non riesce a suggerire per il proprio capitano, si ritorna dalle parti di Donato, ancora Simonetti, ne ha ben due addosso, Capacchione all'occa nello specifico, prova a trovare lo spazio per il tiro, prova il sinistro e Barone si oppone, Russo prova a sua volta il tiro, all'occa ancora in opposizione, quasi un assedio quello dell'Everton che prova a concretizzare ma rischia l'imbarcata, all'occa il tiro di primissima intenzione, alto. L'Everton sembra che voglia fare la partita, il Real Madrid è comunque sugli scudi e sembra pronto a mordere in contropiede. Sì, Giando, apparentemente il quadro della partita che si sta delineando è questo. L'Everton concentra il suo gioco affidando il pallone a Bomber Simonetti che cerca in qualche modo di creare spazio, però forse il feeling con i compagni non è perfetto, mentre il Real Madrid parte in contropiede quando c'è la possibilità, però mi sembra un po' poco lucidi gli attaccanti del Real. Intanto qui il Real Madrid ha provato a concretizzare un'azione da fantascienza con Barone che ha rimesso dal lato esattamente opposto per Allocca. Qui Simonetti spalla la porta, mette in apprensione mezzo reparto difensivo avversario, ma la palla termina in un fallo laterale. Ruggiero, ancora Simonetti tenta il tiro, Barone c'è. Perfezione e disimpegno Tortora, Ruggiero mette bene a terra, serve Russo, si ritorna dalle parti di Donato, buona padronanza della sfera qui per i Blu, non si riescono ad intendere, capitano Ruggero e Simonetti, e la palla termina in fallo laterale, smentendomi prontamente per quanto avevo detto precedentemente, ma ecco che riparte l'Everton con Simonetti che arriva vicinissimo alla conclusione, qui ha tentato il tiro da posizione impossibile, se ne sviluppa una rimessa laterale con Russo che serve Donato cerca una linea di passaggio, trova Simonetti ancora a spalla alla porta, si gira bene il tiro rimpallato dalla difesa. Prova a partire in contropiede il Real Madrid, allarga per Capacchione, Ciavoli, ottima parata, il tiro fuori. I due portieri sembrano abbastanza sugli scudi in questa parte della gara e se c'è ancora lo 0-0 è anche merito per i due numeri 1. Sì, assolutamente, i due portieri, gli estremi difensori sono già in condizione, diciamo, sono già in clima partita, hanno fatto vedere buone risposte nei vari tentativi. Speriamo però che il gol arrivi per entrambe le squadre. Allocca, tenta il sinistro che sibila pericolosamente a fianco al palo, ma il punteggio ancora cristallizzato sullo 0-0. Qui la palla torna dalle parti di Ciavoli grazie ad un tocco sotto pregevole del signor Tufano. Riparte l'azione dell'Everton con Russo che scambia con Simonetti, Ruggiero si butta al centro dell'area, Simonetti ancora palla al piede, arriva il marcatura uomo asfissiante contro l'attaccante dell'Everton, qui Russo si è fatto trovare bene in profondità, affrontato da Capacchione, prova a lasciarlo sul posto, è arcigno alla difesa del numero 9 Granata ed arriva il fischio arbitrale che premia la proiezione offensiva di Russo. Punizione, un calcio piazzato per l'Everton, secondo fallo dei Granata che stanno spendendo bene le possibilità prima del bonus. Ricordiamo che dal quinto fallo in poi, anzi il sesto fallo, verranno poi effettuati tiri liberi, quindi ogni fallo in qualsiasi posizione del campo svilupperà un tiro libero. Qui Russo ha provato a piazzarla, ma la palla termina ampiamente alta. Ci scusiamo, era Piscitelli nello specifico. Russo ha calcato prima il campo del centro sportivo Maracanà. Riparte l'Everton con Ciavoli che serve Donato. Ruggiero, palla al piede. Trova Piscitelli pronto a ricevere la sfera. Ancora Piscitelli prova ad allungarsela. Capacchione la spedisce in un fallo laterale. Ruggiero, Piscitelli. Ancora Piscitelli prova a prendere la fascia, ma arriva il fischio arbitrale per segnalare che la palla è uscita, quindi rimessa laterale, riparte il Real Madrid con Allocca che prova a lasciare sul posto Donato, ma si trascina la palla fuori con la deviazione dell'avversario. Il Real continua
a proiettarsi offensivamente. Qui per Capacchione che prova la pregevolissima rovesciata, rischia l'imbarcata il Real Madrid, un po' scoperto nella situazione specifica. Simonetti prova il cambio di passo, ma Napolitano fa ottima guardia e la palla termina in rimessa laterale proprio per il Real Madrid. Punteggio ancora cristallizzato sullo 0-0 quando prova a ripartire il Real Madrid. Qui la conclusione di Tortora abbastanza velleitaria, si spegne ben oltre il... Ritorniamo al calcio giocato qui dal centro sportivo Maracanã, un problemino tecnico subito ottemperato dal nostro tecnico Isidoro Tardivo, responsabile per le riprese di questo trofeo Jack. Partiamo da una situazione di fallo laterale per il Real Madrid, qui arriva un calcione per Esposito, appena subentrato in campo l'arbitro non ravvisa irregolarità in questa azione e la sfera termina in fallo di fondo, anzi sì è proprio fallo di fondo per i Blu. Antonio Esposito, calciatore dal peso specifico molto importante, potrebbe cambiare le sorti di questa gara ancora ferma sullo 0-0? Sì Giando, ribadisco che entrambe le squadre, entrambe le rose presentano uomini di qualità, uomini d'esperienza. Come citare Antonio Esposito, potremmo citare anche Pietro Tortora, anche un po' agli esordi in questo Jack, che sta dimostrando una buona sicurezza lì dietro nel pacchetto difensivo, mentre per quanto riguarda Esposito sicuramente può spostare l'ago della bilancia dalle parti del Real Madrid. Intanto qui Tortora prova a complicarsi la vita, riesce a servire efficacemente Barone, mentre la gara è ancora cristallizzata sullo 0-0. Qui Donato prova a disimpegnarsi, Benere riceve palla, Piscitelli, Simonetti lascia sul posto Tortora, ma si trascina la sfera in un fallo di fondo, anzi la sfera resta in campo e Barone preferisce spazzarla in calcio d'angolo, evitando guai ben peggiori su un possesso che stava diventando rovente. Simonetti di primissima intenzione, porta in vantaggio i suoi, Everton 1, Real Madrid 0, ottima combinazione fra Piscitelli e Simonetti e dal calcio d'angolo arriva il vantaggio della squadra di Patron Ruggiero. Sì, un po' di incomprensione nella retroguardia del Real Madrid, sono stato smentito dall'azione di gioco, è stato molto lesto Simonetti a guadagnarsi lo spazio, a battere a rete di prima con decisione con il destro. Partita che si è sbloccata, vedremo sicuramente grandi giocate. Intanto Simonetti indomito ha lasciato sul posto Antonio Esposito, ha provato ad involarsi a rete, se si sviluppa l'ennesimo calcio d'angolo, vedremo se in questo caso scatteranno bene le marcature che prima
non sono riuscito efficacemente. Piscitelli prova ancora lo schema con Simonetti qui all'occa a presidiare il palo, spazza la bene meglio e quasi non c'entra lo specchio di porta, il bersaglio grosso. Anche in questo caso marcature abbastanza approssimative, non è arrivato il raddoppio dell'Everton che qui gioca sul velluto. Giovanni Ruggiero tenta il tiro, rimpallato dall'occa, Antonio Esposito mette bene a terra ma perde la sfera. Piscitelli taglia il campo per Simonetti, Simonetti ce l'ha sul destro, prova a mettere fuori giri gli avversari, serve Ruggiero, il tocco sotto. E sembra che il Real Madrid stia un po' soffrendo in fase difensiva, il maggior smalto tecnico degli avversari. Arriva un altro calcio d'angolo battuto male, appannaggio di Barone che prova a servire in profondità Tortora, il pallonetto qui, Antonio Esposito prova il tiro alto, non riesce De Luca, sia fallo di fondo, si riparte con la palla fra le mani di Ciavoli e serve Ruggero, ancora Ciavoli, palla al piede, tenta il suggerimento lungo per Simonetti, tutt'altro che preciso in questo caso. La sfera termina in un fallo laterale. Si riparte da Barone che serve Esposito, ancora Esposito, fronteggiato da Donato. Esposito serve De Luca, spalla alla porta, serve Esposito contro Donato, lascia sul posto diretto avversario. Ciavoli esce bene, arriva un'azione fortunosissima dove Donato stava per insaccare la sfera nella propria porta, ci ha pensato il palo ad arrivare lì dove Ciavoli era impossibilitato. Rimessa laterale per il Real Madrid, si propone anche il portiere Barone, all'occa preferisce servire Tortora, Ruggiero in apprensione la mette in calcio d'angolo, sta stringendo la morsa la squadra granata. All'occa qui ha provato a servire centralmente Esposito, ma Donato si è posto bene. Ancora rimessa laterale da ottima posizione, anzi calcio d'angolo per i granata. Qui Piscitelli ha fatto buona guardia, Donato perfeziona il disimpegno. Barone si avventa sulla sfera, prova il tiro, assolutamente impreciso in questo caso. Sì, ci ha provato qui Barone. Tiro da dimenticare, però le intenzioni erano buone perché in quel momento la squadra era troppo alta. Real Madrid che sta uscendo finalmente, sta rispondendo in qualche maniera al gol subito, forse sarà per la presenza dei sostenitori del Real Madrid che sono accorsi qui al centro sportivo Maracanã, vediamo se il loro sostegno potrà aiutare la squadra granata. Sì, ricordiamo che nel corso della prima frazione di gioco, proprio a ridosso del gol del vantaggio dell'Everton, si sono presentati in massa i tifosi dei Blancos, oggi in tenuta granata, a sostenere la squadra e sembra che ci siano dei buoni risultati al riguardo, almeno in termini di gioco. In termini di punteggio siamo ancora fermi sull'1-0. Qui Ruggiero prova a titaneggiare contro De Luca, ma l'avversario ruba la sfera. Qui la rimessa viene battuta in modo abbastanza approssimativo. Comunque De Luca ruba palla dei piedi di Piscitelli, permette all'azione di ripartire con Tortora che spara una cannonata addosso ad Esposito. Ancora Esposito, palla al piede, Esposito se la porta sul destro, pensa al tiro, Donato e Arcigno, fa buona guardia e la manda in rimessa laterale. Ancora Donato, lascia sul posto De Luca, si invola in contropiede, Donato, serve Simonetti, Donato, 2-0! Che azione dell'Everton che raddoppia! Contropiede fulminante, contropiede perfetto da manuale da parte di Donato in collaborazione con Simonetti, che davanti al portiere non è stato avido, ha appoggiato il pallone al suo compagno che facilmente ha insaccato per il 2-0. Adesso la risposta del Real Madrid è necessaria, altrimenti pare ci sia proprio notte fonda per loro. Rischia l'imbarcata il Real Madrid con l'Everton che si sta chiudendo bene in fase difensiva e riparte con dei contropiedi fulminei, come ha detto il mio collega Giorgio precedentemente. Qui Tortora prova a mettere ordine fra i suoi, si propone in avanti, Esposito centralmente per un taglio che non arriva e all'occa si è fermato sulla sua fascia di competenza. Qui riparte l'Everton, Simonetti non riesce a oltrepassare il muro rappresentato da Tortora, si riparte da una rimessa laterale per i granata, anzi l'Everton è ancora qui. Ciavoli ha provato a servire in profondità Simonetti, Giro perde la sfera, De Luca prova a ripartire, ancora De Luca cerca una linea di passaggio, De Luca lasciato un po' solo, serve all'occa fronteggiato da Piscitelli, Piscitelli gli ruba la sfera, torna da Simonetti che allarga per Donato, buon giro palla qui con Piscitelli.
serve Simonetti. Mette centralmente il tiro di Simonetti, il tiro di Piscitelli è la gran risposta di Baroni in questo caso. Qui Tortora ha provato il tiro di prima intenzione ma ha ciccato clamorosamente la sfera. Sei scarso. Rimessa laterale per l'Everton che riparte da Donato. Piscitelli, il tiro di prima intenzione, arriva il 3-0, un fulmine a ciel sereno quello di Piscitelli che porta in triplice vantaggio i suoi. Conclusione eccezionale qui di Piscitelli, è stato bravissimo nell'occasione Massimo nonostante il contrasto che l'abbia penalizzato, però è stato bravissimo a ritornare sui suoi passi a scagliare un gran destro che ha battuto un barone quasi incolpevole. Sì, sono gli episodi che stanno condannando il Casamarciano, anzi il Real Madrid, scusate, mentre qui che gol di Allocca. Che gol, Giorgio, è stato questo? Sì, qui Lello è stato stratosferico, si è girato anche forse un po' arrabbiato dalla situazione della sua squadra, ha scagliato questo sinistro dove Sciavoli non ha potuto nulla, una grande bomba, il suo sinistro lo sappiamo, cacciaperle in continuazione e questa è una delle tante. Sassata fatta di puro agonismo che ha inchiodato il legno, mentre qui arriva il fallo di Capacchione, scivolata, gioco pericoloso, un po' di tutto, arriva il cartellino giallo dell'arbitro per conciliare gli animi, si stanno un po' scaldando sul parziale di 3-1 per l'Everton, mentre rumoreggiano i tifosi Granata, accorsi in massa qui al centro sportivo Maracanà per sostenere i propri colori. Punizione che c'entra la barriera, quella di Simonetti. Ancora Simonetti, palla al piede, serve Ruggiero. Arriva la rimessa laterale per i blu d'Inghilterra. Donato pensa al tiro, lo prova, Allocca si oppone, ancora rimessa laterale. Piscitelli per Donato, di nuovo Piscitelli, a spazio, avanza. Il suo tiro viene rimpallato e se ne produce una rimessa d'angolo, battuta rapidamente, Barone qui ha parato agevolmente e ha permesso ai suoi di ripartire con Esposito che serve Allocca. Ancora Allocca, va al piede, Tortora, Capacchione, Tortora, torna dalle parti di Capacchione, ammonito, dovrà stare attento per il prosieguo del suo match. Tortora, Esposito, qui un pallone difficile, non riesce a gestire bene la sfera. Ruggiero prova ad involarsi, affrontato ancora da Capacchione, scontro agonistico quello fra i due con Ruggiero che torna e commette fallo ai danni del numero 9 Granata, mentre il portiere Ciavoli si fa sentire con il suo reparto arretrato, predica più protezione della porta. Chiama due calciatori in opposizione in barriera, nello specifico Donato e Ruggiero. E qui ancora Allocca toglie le castagne dal fuoco, il suo sinistro porta il Real Madrid sotto di una sola lunghezza, Everton 3, ma Real Madrid c'è ed è a due reti. Sta recuperando Giando il Real Madrid nei suoi singoli perché per quanto riguarda il gioco, poco gioco, Giando, bisogna essere onesti, un po' confusionari nei singoli, però lo sappiamo, il Real è molto forte, presenta giocatori importanti, uno dei tanti appunto è Lello Allocca che estrae dal cilindro quest'altra magia, la regala agli amici del calcio a 5, agli amici presenti qui al Maracanà e anche a noi di Videonola. Ha tirato questa punizione a pochi metri dalla nostra cabina di commento, un'autentica sberla, uno schiaffo al pallone che si è insaccato alle spalle di Ciavoli, coperto da Tortora, non ha visto partire il tiro ed evidentemente se l'è ritrovato direttamente in porta, non ha potuto fare parecchio Ciavoli. Qui l'Everton prova a ristabilire le distanze con Piscitelli che tenta il tiro, sorprende Barone. Smanaccia in rimessa laterale il numero 1 del Real Madrid, mentre invece ci sono movimenti sulla panchina Granata. Calciatore perfeziona il riscaldamento,
Nello specifico napolitano, qui l'Everton si riaffaccia avanti con Simonetti che viene affrontato efficacemente da Capacchione, ruba la sfera, riparte il numero 9 Granata, ancora Capacchione, palla al piede, affrontato da Ruggiero, prova a seminare il diretto marcatore, Ruggiero e Arcigno, serve Piscitelli in profondità per Simonetti che se la sposta sul destro, Simonetti il tiro a porta sicura, a botta sicura, non arriva alla segnatura del 4-2. Pericolo scampato per il Real Madrid, mentre Tortora prova ad involarsi, spara addosso a Donato, guadagna perlomeno una rimessa laterale, premio di consolazione per la sua proiezione offensiva, mentre Esposito si avvia a battere questa rimessa laterale, allocca, ancora allocca, ce l'ha sul destro, guadagna un'altra rimessa laterale, si va avanti di metro in metro come nel football americano. Allocca al sinistro, libero, anzi Esposito, arriva il gol del pari del Real Madrid, Everton 3, Real Madrid 3, rimonta perfezionata grazie ai sinistri di Allocca ed Esposito. Giando, parlavamo ancora una volta, a rischio di essere ripetitivo, parlavamo dei grandi protagonisti, dei grandi elementi delle due rose, beh, Esposito è sicuramente uno di questi, destro, sinistro, lui può calciare facilmente con entrambi, l'abbiamo visto, abbiamo ammirato, gran botta e gran gol. Intanto Simonetti prova a far sentire la sua presenza, il suo peso offensivo, in questo caso era scivolato a terra, giocato da terra ed è arrivata la punizione a favore degli avversari, non si può giocare la palla da terra, non si possono commettere interventi scivolata, predica il regolamento del Jack. Quindi calcio di punizione, riparte il Real Madrid dai piedi di Esposito, qui affrontato efficacemente da Donato. Rimessa laterale per il Real Madrid con Allocca che scambia con Esposito, ce l'ha sul destro, ancora affrontato da Donato. Simonetti prova ad agganciare la sfera da posizione opposta. De Luca per Tortora, pensa al tiro, preferisce servire in profondità, Allocca. Esposito, c'è una sposta sul destro, Donato si oppone bene. Rimessa laterale, Tortora per Esposito, Tortora. Arriva la rimessa laterale per il Real Madrid, abbastanza contestata dall'Everton. Arrivano le proteste di Donato, ammonito anche lui, dovrà stare attento. Gara che si sta innervosendo, i cartellini fungeranno come acqua sul fuoco di questi animi agonisticamente molto validi. Intanto qui arriva il tocco di Simonetti che guadagna una rimessa laterale, serve Piscitelli, il cui destro mette ancora un po' in apprensione Barone che prova a ripartire, innesca bene in profondità Esposito, tenta il tiro da posizione impossibile, il sinistro termina in fallo di fondo, Ciavoli lunga per Piscitelli, ce l'ha sul destro, pensa al tiro, lo prova, fallo di fondo pure in questo caso, squadre lunghissime in campo e ci sono tante occasioni ma ne perde il bel gioco. Sì perché Giando, le squadre approfittano degli errori reciproci e si propongono in fase offensiva, mentre qui finisce il primo tempo, concludo rapidamente, è stato un primo tempo ricco di svarioni difensivi ma anche di grandi giocate personali, possiamo ricordare le due bombe di Allocca ma anche la buona prova fornita da Simonetti nell'Everton, e quindi 3-3, risultato direi giusto. Punteggio di parità, l'Everton si era portato 3 volte in vantaggio e il Real Madrid ha recuperato un'ultima fase del primo tempo abbastanza distante ed è arrivato provvidenzialmente il fischio arbitrale e c'è la pausa, le due squadre stanno ristabilendo le forze, nel frattempo diamo linea alla regia in attesa della ripresa qui dal centro sportivo Maracanà.